La risposta della Presidente Montaldi ci riporta ad una delle affermazioni anche più pesanti che il Presidente Bertinotti fa, no? Perché il non credente, poi, nel riportare il Presidente Bertinotti le parole di Papa Francesco, al non credente resta la propria coscienza, che è molto più pesante forse del semplice affidarsi a Dio o realizzare la volontà di Dio che opera per il credente. Nel Presidente Bertinotti mi piace poi la sua affermazione che bisogna confidare sempre nell'imprevisto, no? Quindi lui afferma che mai nessuno avrebbe previsto le dimissioni di Benedetto XVI, l'elezione di un Papa che veniva da un'altra terra, dall'oltre, e quindi a questo punto chiamo in campo un avvocato, l'avvocato Cesare Plecanica, Presidente della Camera Penale di Roma, perché gli avvocati sono sempre continuamente a contatto con l'imprevisto, no? Non solo per quello che ci tocca affrontare nelle aule, ma poi anche con quello che ci tocca affrontare sempre con questa continua evoluzione legislativa. E anche a Cesare Plecanica, che come Presidente della Camera Penale ha portato avanti battaglie utilissime a favore dei detenuti, faccio la domanda se anche quel nostro dover incontrare il detenuto, non so se Cesare è un credente o non credente, io non lo nascondo, lo sono cattolica, e quando vado ad incontrare i detenuti mi sento doppiamente felice, perché so che sto realizzando anche uno dei precetti cristiani, che è quello di andare a dare consolazione anche ai detenuti. Cesare, vieni qua perché è più facile, e mi scusa ancora se ho dovuto interrompere, ma abbiamo l'esigenza anche del fatto che Liberi TV, che ci sta registrando, non può rimanere oltre un certo orario. Grazie. Io sono telegrafico, peraltro buonasera a tutti per prima cosa. Poco credibile per un avvocato, no? No, gli avvocati che si cercano di farsi ascoltare, la prima regola è di essere telegrafici, cioè la prima regola è dire nel minor tempo possibile tutto quello che si deve dire. Devo dire che c'è nel libro un passaggio, io me li sono appuntati, un passaggio che fa riferimento e che mi ha fatto venire in mente questo che hai detto tu, e non ci eravamo parlati. Ed è il passaggio, il libro è molto interessante, ovviamente quello che dico la mia da avvocato penalista, è il passaggio che è subito dopo i riferimenti alla Costituzione, che fa riferimento alla speranza e all'utopia concreta, che sembrerebbe un ossimoro, risponde il Presidente Bertinotti, e che deve avere una sua cittadinanza. Prima di quello c'era una parte però che mi interessa molto, e siccome immagino che l'avete fatto venire fino a qua, daremo la parola al Presidente Bertinotti e avrei piacere a sentire anche la sua. Prima di arrivare a questo passaggio si parla della Costituzione, c'è quella frase che anche mi ha colpito, che lui riporta, bellissima, lo dico per chi non l'avesse letto, il libro ovviamente si pone il problema da questa valenza alla Costituzione, e dice che la Costituzione in realtà, ci sarà poi un'interpretazione autentica, non fa altro che concretizzare i valori fondanti, direi, di un popolo, sostanzialmente, e che in realtà questi valori fondanti, a volerci pensare bene, preesistono rispetto alla nascita stessa della Costituzione e quindi rispetto allo stesso legislatore. Cioè la Costituzione non fa altro che dare vita, ed è in realtà un richiamo al famoso diritto naturale. E voi sapete che il grande dramma delle aule di giustizia, c'è un magistrato presente e ve lo potrà dire, è cercare di fare coincidere il diritto naturale con il diritto sostanziale, cioè con il diritto degli uomini. Come applicare meglio il diritto naturale? Anche perché per i cattolici è facile capire qual è il diritto naturale, sostanzialmente, dice il Presidente Bertinotti, perché i cattolici si ancorano ai principi e ai valori della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cattolica, forse sbaglio, diciamo del cattolicesimo, di Cristo. Per i non cattolici trovare l'ago della bilancia, cioè trovare la bussola, l'ago della bussola del diritto naturale, è più difficile. Lui ricorre, direi quasi con un escamotage,
considerando, e mi perdoni se uso questi termini, ma faccio l'avvocato del diavolo ovviamente, ricorre questo escamotage citando Papa Francesco che dice sì, bisogna, io me lo sono appuntato proprio questa fase, obbedire, non ricorrere, obbedire alla propria coscienza, che è diverso, insomma, obbedire è l'imperativo categorico interno quasi kantiano, ok? Sebbene, insomma, non mi capisco, siamo lì. Allora, noi nelle aule però, Presidente Bertinotti, abbiamo un grande problema, perché tante volte applicare il diritto stride con la giustizia. Vi faccio un esempio pratico. I valori fondanti, tra i valori fondanti, per esempio, della nostra Costituzione, c'è il diritto alla riservatezza della vita interna delle persone. Tant'è vero che quando si viola questo diritto alla riservatezza ci sono tutta una serie di paletti messi. C'è il paletto di una riserva di giurisdizione, lo deve fare il giudice, non lo può fare nessun altro, il poliziotto non può intercettare. Lo deve fare solo nei casi espressamente previsti dalla legge, c'è una riserva di legislazione. E può capitare che per preservare questi diritti fondanti si ascolti, per esempio, una conversazione tra due narcotrafficanti, tra due assassini, tra due mafiosi che progettano o confessano di avere fatto un reato gravissimo, e l'unica prova nei confronti di queste persone è dato da quell'intercettazione, e tu, per tenere presente il diritto fondante, siccome non è stata rispettata nella procedura specifica una norma, per esempio ha intercettato autonomamente la polizia senza l'autorizzazione del giudice, o il giudice non ha ben autorizzato, quella prova si cancella, tecnicamente diremmo che diventa inutilizzabile, e diventa un fatto ingiusto, perché quelle due persone ingiustamente, secondo i canoni del diritto naturale, vengono mandate assolte, giustamente secondo i canoni del diritto positivo, che in realtà si fonda su un principio fondante costituzionale. Allora, questo, lei dice obbediamo alla nostra coscienza, però io l'ho tramuto ovviamente non in termini di diritto, nella vita ordinaria. Come ci dobbiamo regolare di fronte quando c'è il... perché poi al lato estremo c'è quasi il superuomo che insomma va dritto in modo nichilistico e non si preoccupa del resto. La parte subito dopo del libro dà in qualche modo una risposta, ed è bellissima perché è umana, perché fa riferimento appunto alla speranza, e la speranza, quell'ossimoro che ho detto prima. E la speranza è un dato importante, perché nella Costituzione, che viene espressamente richiamata immediatamente, c'è anche l'articolo 27, che sembrerebbe veramente un articolo utopistico, a voler essere onesti, perché l'articolo 27 della Costituzione dice che chi va in carcere deve andare in carcere per essere rieducato rispetto al contesto sociale, e quindi deve avere la speranza chi va in carcere a riuscire rispetto al contesto sociale. E qui intervengono, ci sarebbero tutta un'altra serie di temi, e vado a concludere, se no sarei stato contraddittorio rispetto a quello che ho detto, evocati dal libro del Presidente, cioè anche quelli che riguardano la giustizia sociale. Guardate, ieri pomeriggio ho finito di leggere un libro di un detenuto, che era un colletto bianco, che peraltro ha avuto una odissea giudiziaria, e lui è stato assolto, e raccontava dell'umanità incredibile che aveva trovato dentro il carcere. E nel raccontare questa umanità incredibile che aveva trovato dentro il carcere, faceva riferimento a un personaggio esplicito. Mi permetto nome e cognome, o siamo in diretta, perché era, non voglio entrare nello specifico, ma era un soggetto di una famiglia di queste di Ostia, diciamo, in questo momento particolarmente esecrate ed esecrabili, per essere oneste. E diceva: l'educazione di questo che aveva reati gravi, dice, è incredibile. Questo ogni volta che mi vede, signor Claudio, ha bisogno di qualcosa, signor Claudio buongiorno, signor Claudio buonasera, e facevo questa riflessione: ma se questo soggetto, mi rendo conto che è quasi pedestre, ma fatta dall'interno, da un soggetto che è stato 11 mesi in carcere e poi ha risolto, ma questo è un dato quasi irrilevante se avesse risolto o meno, ma comunque un soggetto che ha risolto e che quindi torna alla piena dignità. E faceva da solo questa riflessione, oltre, dice, a non essermi mai reso conto quello che c'è oltre questa barriera, perché è una barriera di altri soggetti,
se questa persona, e torno all'articolo 3, la Repubblica ha il dovere di rimuovere ogni ostacolo, eccetera, eccetera, fosse stata inserita in un contesto normale, fosse stata inserita in un contesto sociale, avesse avuto le opportunità, uno che mi saluta con questa educazione, che si rende così disponibile rispetto a una persona più grande che vede così sofferente, siamo sicuri che non fosse e non sarebbe stato non gli sarebbe stata evitata questa esperienza? E siamo sicuri che se ora qui dentro funzionasse quel precetto costituzionale e quindi all'uscita gli dessero un posto di lavoro, gli dessero qualcosa da fare, lo inserissero almeno da questo momento in poi in un contesto tra virgolette sano, per quello che può volerti sano, non ci sarebbe un pericolo di recidivanza? Questi sono i temi che mi permetto di offrire poi alla risposta del nostro amico. Grazie.